C'è sempre un colpevole, ci deve essere. Se non lo troviamo andiamo in crisi. Perché, Perché se non c'è un colpevole, la responsabilità potrebbe essere mia e la responsabilità non è mai mia, neanche in parte. Non sono mai colpevole. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se voi prendete il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino sempre forte ma pacato un cappuccino con paolo quando il tempo di un caffè non basta più sempre con paolo pugni si parla di concorso di colpa si parla nel codice della strada nella legislazione che riguarda gli incidenti è un incidente provocato da due o più automobilisti da due o più Persone coinvolte nell'incidente stesso. Ad esempio, esco dal posteggio e quindi non metto fuori la freccia e tu mi vieni addosso: la colpa è mia, però, però tu andavi troppo veloce e quindi eh, c'è un concorso di colpa. Di recente è capitato, lo trovate sui giornali, un episodio devastante per certi versi ehm, nel superstrada che collega Lecco a Colico, quindi su quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno. E, um, due donne hanno fatto un'inversione di marcia, quindi sono andate contromano eh, su uno dei due tratti della superstrada, eh, e sono state investite da una macchina che sopraggiungeva nell'altra parte morendo entrambe. Eh, colpa loro, Mh, hanno fatto inversione a U, stanno dando contromano, la colpa è loro. Però in questo momento è accusato di omicidio il guidatore dell'altra vettura perché andava troppo veloce, era al di sopra dei limiti di velocità, concorso di colpa. Dicevo, beh, ma loro mi sono venuti addosso perché erano contromano sì ma tu andavi veloce quindi c'è un concorso di colpa nel codice si parla anche di incauto acquisto o incauto affidamento incauto acquisto riguarda la refurtiva quindi tu hai acquistato qualcosa senza prestare particolare attenzione, forse avevi anche il dubbio che fosse cascata dal camion, ma l'hai comprata la stessa. Sei colpevole, sei colpevole quanto coloro che hanno rubato quella merce. L'incauto affidamento è quando tu dai un tuo bene a qualcuno che non potrebbe usarlo, per esempio dai una vettura a qualcuno che non ha la patente, sei corresponsabile di tutto questo. Il codice prevede anche il tema dell'imprudenza, quando il comportamento è contrario alle regole sociali. Non soltanto il codice della strada definisce imprudente l'atteggiamento di chi per sventatezza, eccessiva audacia o trasgressione delle norme dettate dalla ragione e dall'esperienza agisce in modo da mettere in pericolo se stesso e gli altri. Quindi esiste il reato di imprudenza nel mettere in pericolo se stesso e gli altri. Il codice non sta dicendo che chi poi commette il reato eh, ha ragione, no, sta dicendo che qui c'è un co-reato, una corresponsabilità hm, data proprio da, dall'imprudenza. Hm. Eh, nella vulgata comune nel dizionario, eh, se andiate a cercare in rete sul dizionario, la definizione di imprudenza è atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza. Dettate dalla ragione o dall'esperienza. E questo è qualcosa che viene ancora prima delle leggi. Infatti, l'opposto di imprudenza, la prudenza, che ricordo è una virtù cardinale, eh, cosa significa? Significa la capacità di dirigere l'intelletto in modo da discernere ciò che è giusto. E ciò che è bene, e quindi implicitamente ciò che non è giusto e ciò che non è bene. Quali sono le parole chiave in tutto questo? Ragione, esperienza se stessi. Perché anche mettere a rischio se stessi è un'imprudenza. Non soltanto se io metto a rischio gli altri, ma anche se stessi. Questo però contrasta con la libertà. Faccio quello che voglio, eh, faccio quello che voglio c'è qualche legge che mi impedisce di farlo? No, e quindi faccio quello che voglio. San Paolo ci viene in aiuto, perlomeno prendiamolo come spunto, eh? non perché abbia una potenza derivante dal fatto di essere San Paolo, ma semplicemente perché considerando qualunque tipo di letteratura cogliamo qualche spunto. Nella lettera ai Corinzi dice, certo, certo, eh, tutto può essere lecito, tutto è lecito, ma non tutto giova, non tutto fa comodo, non tutto è utile. Eh? La prudenza quindi è qualcosa che considera il fatto che il male esiste che ha la fatalità tragica di colpirmi la fatalità esiste il male esiste prendete quello che è successo una settimana dove questo aereo che apparteneva alle frecce tricolori è caduto e eh, ha colpito un'automobile è morta una bambina c'è una responsabilità c'è un colpevole c'è una Corresponsabilità? Credo proprio di no. C'è una fatalità, sì, terrificante. Il male esiste, il male può accadere, ce ne dobbiamo fare una ragione. Il male c'è, non è il fatto che noi lo vogliamo negare che nega la possibilità al male di agire. E quindi è corretto agire per difendersi, per proteggersi, per prevenire il male. Eh, anche se non tutto giova, anche se è diritto, ehm, non mi conviene non mi conviene non mi conviene espormi al rischio di mh, far sì che il male si scateni anche se non c'è una legge che vieta tutto quello essere prudente o invitare alla prudenza è lecito spesso è doveroso quando si vuole bene quando si vuole bene a se stessi e agli altri torniamo a frasi della nostra infanzia della mia infanzia di chi con me condivide certe età Metti la canottiera, metti la maglia di lana, l'hai messa la canottiera, l'hai messa la maglia di lana, guida piano, mi raccomando guida piano, ma nonna vado in aereo, guida piano lo stesso, non prendere troppo sole perché poi ti scotti. Sono immagini di prudenza, ma cosa vogliono dire? Sono immagini di affetto. Voglio talmente bene che non voglio che tu soffra, che non voglio che tu ti esponga a rischi, non voglio che tu finisca per stare male, e quindi ti consiglio alcune cose che, nell'ottica della mia esperienza e della ragione, sono consigliabili, sono sostenibili, sono possibili da raccontare. Evitare il pericolo, ad esempio, arrampicarsi in maniera sregolata sopra una montagna. Eh, altre situazioni in cui mi metto in pericolo, che non sono, ripeto, illecite, ma sono pericolose, ti espongono a una fatalità o ti espongono al male. Non significa autorizzare il male, significa riconoscere che il male esiste e può accadere, sono due cose distinte nel dirti stai attento quando attraversi sulle strisce, non ti sto dicendo fanno bene i guidatori a, a superare le strisce senza fermarsi, sto dicendo che può accadere che qualcuno non lo faccia, per mille ragioni, per mille ragioni. La questione è lì, non pretendere di definire il bene e il male autoconvincendosi che il diritto e l'educazione cancellano il male che il diritto e l'educazione cancellano la fatalità. La prudenza è quello che ci permette di ridurre drasticamente il rischio che ci capiti qualcosa di cui poi noi saremo vittime. La prudenza non significa autorizzare il male, significa confermare che il male esista. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a PodBits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me slash senza l'articolo mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi, telegram.me slash Paolo Pugni. Grazie e alla prossima puntata.